Ciao bambini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo insieme ancora riviste da edicola. In particolare apriremo la rivista di Peppa Pig, la rivista di Bing e la rivista di Sammy il pompiere. Tutte con sorpresa. Oh, che bello, finalmente è uscita la mia rivista. Il nuovo numero! Oh mamma, non vedo l'ora di aprirla. E poi quella di Bing, di Sam, tutte bellissime. Sono forza, iniziamo! Apriamo quella di Sam. Ok Peppa, iniziamo dalla rivista di Sam il pompiere. Eccola qui la rivista, andiamo subito ad aprirla. Tiriamo fuori la rivista e la sorpresa. Mettiamo quindi da parte la sorpresa, la guarderemo dopo. Questa è la rivista di Sam il pompiere, è la numero 33. Eccola qui, sulla copertina abbiamo il nostro amico Sam. All'interno due fantastiche storie e tanti giochi per imparare. Quindi iniziamo subito. Questa è la prima pagina della rivista. Qui abbiamo un fantastico concorso con il quale possiamo vincere la bici di Sam il pompiere. Qui poi abbiamo il primo gioco. Iniziamo subito con una bellissima storia. Si intitola Un principe a Pantipandi. È lunghissima! E poi passiamo subito ai primi giochi. Qui abbiamo un gioco a quiz, mentre qui impariamo i pericoli del mare. Guardate! Qui possiamo colorare e imparare a scrivere insieme ad Elvis. Ancora tantissimi giochi con Norma nel suo skate. Qui abbiamo un bellissimo gioco che si intitola Il salvataggio. Possiamo imparare a scrivere e imparare a contare. Un altro super poster con Sam, questo è bellissimo. Possiamo staccarlo e attaccarlo nella nostra cameretta. Ancora tanti giochi per imparare divertendosi. E guardate, un bellissimo labirinto. Qui abbiamo ancora tantissimi giochi e possiamo ritagliare i veicoli della serie. Ancora un'altra storia. Questa deve essere davvero interessante. Guardate, ci sono tantissimi fumetti. E poi abbiamo la posta Pantipandi. Infatti possiamo creare il nostro disegno e spedirlo così che possa essere scelto per i prossimi numeri della rivista. Infine abbiamo la pagina con le soluzioni. Oh mamma mia, non posso crederci, ma questa rivista è bellissima, ogni mese sempre di più e possiamo inviare i nostri disegni. Io dopo lo faccio subito, chissà, magari sarà scelto per il prossimo numero. Oh mamma mia, ma su forza, adesso guardiamo la sorpresa, deve essere davvero interessante. Ok Peppa, guardiamo la sorpresa. Eccola qui, abbiamo Jupiter. Apriamolo subito. Ed eccolo qui, il camioncino dei pompieri più famoso della serie. Devo dire che è fatto davvero molto bene. È tutto rosso con tantissimi sticker e le ruote girano davvero. Ma la cosa bella è che abbiamo anche questa, la gru sul retro, che si alza e si piega davvero. Possiamo usarla per tantissimi salvataggi. È davvero troppo carino. Oh, mi sento proprio una pompiera. Guarda, posso salvare tutti i miei amici. Oh, mamma mia, com'è divertente. Le ruote girano davvero. Mamma mia. Hai ragione Peppa, è davvero divertente questa sorpresa. Piace tantissimo anche a me. Ma adesso che ne dici di aprire la prossima rivista? Oh, assolutamente sì, forse apriamo quella di Bing. Lasciamo la mia per ultima. Ok Peppa, allora mettiamo da parte la rivista di Sam e prendiamo quella di Bing. Eccola qui la rivista di Bing, apriamola. Mettiamo da parte la sorpresa che apriremo più tardi. Ed eccola qui la nuova rivista di Bing. Questo è il numero di giugno. All'interno troviamo 30 sticker e le storie. Vediamola subito. Ecco qui, questa è la prima pagina della rivista di Bing. Abbiamo tantissimi sticker, guardate, Pando, Flop, i binari, wow! Poi iniziamo subito con Zula da colorare. Guardate, qui possiamo giocare e attaccare gli sticker. Deve essere davvero super divertente. Poi abbiamo la storia che si intitola Il trenino. Guardate, Pando e Bing si divertono un mondo. Ma
ma chissà che cosa succederà in questa storia. Iniziano i giochi per imparare divertendosi con Bing. Wow, guardate! Impariamo a contare. E guardate, qui c'è il cerca e trova. Possiamo anche attaccare gli sticker. Poi abbiamo il trova le differenze, uno dei miei giochi preferiti. Qui impariamo i versi degli animali. E qui c'è un bellissimo poster con un panda da colorare. Wow, questa è la sezione per creare. Che bello, creiamo insieme il trenino. Qui invece abbiamo il gioco del trova l'intruso. E qui la pista del trenino, ciup ciup! Ancora una sezione da colorare e incollare gli sticker. E qui abbiamo Zula e Bing al parco, sono davvero tenerissimi. Ed infine la pagina delle soluzioni e ancora tanti sticker, guardate che belli! E qui possiamo ritagliare i nostri personaggi e giocare, che bello! No, non posso crederci, ma la rivista di Bing è davvero bellissima. Si imparano un sacco di cose ed è bellissimo incollare gli sticker. Oh mamma mia, su forza adesso tocca la sorpresa, sono curiosa. Ok Peppa, mettiamo da parte la rivista e prendiamo la sorpresa. Abbiamo il parco giochi, apriamolo subito. Eccolo qui, abbiamo trovato un bellissimo scivolo arancione con la scala verde. E poi abbiamo trovato Pando! Pando è fatto davvero molto bene, assomiglia tantissimo al personaggio della serie. Questo è il retro con la sua codina, è buffissimo e lo possiamo usare per giocare con lo scivolo. Lo facciamo salire e poi scivolare! Pando si diverte un mondo! E con i personaggi da ritagliare all'interno della rivista possiamo divertirci ancora di più! Oh mamma mia, uno scivolo, non posso crederci, fammelo provare, fammelo provare! Allora, salgo di qui e poi... Yuppie! Oh mamma, che divertente! Me lo porto nel giardino della casa di Bing, così questo pomeriggio giochiamo insieme! Ci divertiremo un mondo! Ok Peppa, allora adesso mettiamo da parte anche la rivista di Bing e prendiamo la tua rivista, vediamo un po' cosa nasconde. Eccola qui la rivista di Peppa e sorpresa che mettiamo da parte. Eccolo qui il nuovo numero della rivista di Peppa Pig, questo è il numero di giugno. All'interno troviamo gli sticker e le storie, andiamo subito a scoprirle. Questa è la prima pagina, guardate, e troviamo tantissimi sticker. Ed eccola qui la storia, Chiasso notturno, chissà cosa succederà a casa di Peppa. Guardate, sono tutti in pigiama, sono buffissimi. E poi iniziamo con il gioca quaderno. Ci sono tantissimi giochi, qui impariamo a contare. Qui invece a colorare e a unire i puntini. Qui impariamo a scrivere, guardate, c'è il dottor Orso Bruno. Qui coloriamo ancora, mentre qui dobbiamo trovare le differenze. Qui impariamo a scrivere. Questo è il cerca e trova. Mentre qui impariamo le ore sull'orologio, che bello! Qui possiamo giocare con il dottore e l'infermiera. E anche per questa rivista abbiamo la sezione per inviare i nostri disegni che verranno scelti e pubblicati nelle prossime riviste. Ancora giochi per creare la nostra valigetta del dottore. Ed infine una bella storia! Guardate! E ancora tanti sticker a tema. Oh ma che bello questo numero della mia rivista! C'è il gioca quaderno per imparare divertendosi insieme a me e ai miei amici. E poi impariamo tante cose utili sui dottori. Spesso ci fanno paura, ma loro ci curano quando stiamo male. Che bello! Ah, anch'io voglio diventare una dottoressa! Oh, guarda, mi sta proprio bene il cappello. Ma adesso vediamo la sorpresa. Ok Peppa, vediamo la sorpresa. Eccola qui, guardate, è il tablet di Peppa Pig. Apriamolo subito. Eccolo qui,
abbiamo il tablet di Peppa Pig. E togliendo questa parte col cartoncino, abbiamo una lavagna! Eh sì, è proprio la lavagna magica di Peppa. Qui infatti abbiamo la penna. Possiamo scrivere, guardate, è bellissima! Proviamo a scrivere Peppa Pig. Guardate, è divertentissima! E poi cancelliamo, come per magia! È quindi un tablet che nasconde una lavagna magica. È davvero super divertente scrivere e cancellare. Guardate! Oh mamma, non ci posso credere! Un tablet che nasconde una lavagna magica! Oh mamma mia, che bello! Così misterioso! Oh mamma mia, è bellissimo! Non posso crederci! Fammi provare a scrivere! Ciao bambini! Oh mamma, sono proprio brava a scrivere! Oh, e adesso cancelliamo tutto! Tutti i nostri segreti! Ah, che bello! Hai ragione Peppa, questa sorpresa è davvero molto carina e interessante! Bene bambini, queste erano le riviste che abbiamo aperto oggi! La rivista di Peppa, di Bing e di Sammy il pompiere! Con delle sorprese davvero troppo belle! E voi che ne dite? Qual è la vostra rivista con sorpresa preferita? Fatecelo sapere con un commentino sotto al video! Bene bambini, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicino in su! Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi cliccando qui! E per vedere altri video dei vostri personaggi preferiti cliccate qui! Noi ci vediamo in un prossimo video! Ciao bambini! Ciao bambini, ci vediamo con le prossime riviste! Ciao!